Così ci facciamo spiegare, insomma, in occasione del gol del pareggio, se hai sbagliato un po' il tempo su Guidi, che ha fatto la sponda decisiva. Eh sì, ho sbagliato a non essere più aperto col corpo, che non ho visto il mio giocatore, praticamente mi sono fatto anticipare di testa e cioè, è successa così, mi è saltato sopra di me e ha preso la palla lui. Poi però ci puoi raccontare dalla panchina come hai visto quell'ultima azione. Quell'ultima azione sinceramente ho capito poco, c'è cioè, veramente tanta gente dentro, poi alla fine ho visto la palla che è rimasta sulla linea e De Marco che l'ha presa e ha fatto gol, cioè una emozione bellissima. Probabilmente rispetto a Lucca per te è stata una partita più complicata, anche nel primo tempo hai sbagliato qualche appoggio che invece a Lucca, anche qualche intervento che a Lucca ti riusciva bene, perché? Vabbè, è difficile ogni partita, diciamo, stare al 100%, cioè ci sta che a volte sbagli, a volte non vai al massimo, però cioè, è importante dare continuità al lavoro e cioè, provare a fare il mio meglio. Mi dici quando proprio quel pallone è entrato e De Marco ti è passato dietro per andare a correre, se magari hai sorriso anche tu tanto dopo la beffa del gol del Ma certo, vedere la curva come tutti impazziscono e cioè, tutta la squadra che si abbraccia, che il fatto di condividere un'emozione con tante persone cioè, mi rende veramente felice. L'ultima da parte mia, poi ti do intanto già l'auricolare per una domanda da studio, Cornelius. Con Baldini sei diventato un terzino destro, ma ti senti più terzino o più centrale? Vabbè, io sincero posso fare tutti e due, cioè secondo me piano piano mi sto adattando anche di più da terzino e poi come detto anche prima l'ho fatto e cioè, mi trovo abbastanza bene anche facendo il terzino, sì. Studio per Staver. Sì, se non vado errato, Staver, complimenti comunque, perché ti sei fatto trovare pronto e non è facile per un giovane che non ha mai avuto tanta continuità. Se non ricordo male, con gli Ervese in primavera giocavi terzino? O sbaglio? Sì. Perfetto, Fabio Ferraresi per te. No, io ragazzo volevo chiedere, visto il loro atteggiamento, specie nel secondo tempo, di perdere tempo, un po' ostruzionistico, volevo fare i complimenti a te e a tutto il gruppo perché siete riusciti a rimanere lucidi, a non innervosirvi e questo sicuramente è una dote importante perché denota grandissima personalità e consapevolezza. Eh sì, poi penso che sia questa qualità di mantenere il calmo sempre che ci fa vincere le partite e ci fa andare fino alla fine, che non molliamo mai.